Penso anch'io che, come diceva adesso Enzo, l'elemento coesivo al nostro interno sia questo della necessità della discontinuità. A questo fine, tuttavia, mi permetto di avanzare due osservazioni alla discussione che si è svolta soprattutto nelle relazioni ma anche nel documento. Perché in sostanza si pone l'accento, giustissimamente, sulla connessione tra democrazia e criminalità, diciamo così, no? Politica e criminalità, economia e criminalità. Ora però questo non è affatto un elemento nuovo. Noi viviamo da 150 anni insieme alla mafia in Italia, no? Il convitato di pietra presente nelle istituzioni, nell'economia e nella società. L'anno scorso c'è stato il 150°, non c'è stato un convegno, un incontro, un colloquio sulla mafia, no? Se non marginale, diciamo così, non sponsorizzato. Allora cosa voglio dire? Che per esempio la crisi della politica è al di là del problema della corruzione. Non è solo un problema di casta, ma la Costituzione, non solo ora, penso da moltissimi anni, no? Gli studi di Michels sono di 150 anni fa, no? e di Bourdieu 20 anni fa. C'è un campo, quello della politica, che nell'ambito della specializzazione di tutte le funzioni ritiene di produrre dei politici i quali sono gli unici che possono parlare di politica. Questo è un dato costante della democrazia occidentale. Per cui il problema del referendum non è soltanto Berlusconi, Monti, se vogliamo Napolitano, che non tengono conto, è che il referendum non può significare sul nucleare, sull'acqua, sui trasporti, non può significare una proposta politica, perché viene fatta da persone non abilitate a parlare di politica. Quindi è una cosa, non so se riesco a dirlo in pochi secondi, molto più sottile, diciamo così, che si incardina in poteri, in situazioni, eccetera, ma che ha questa funzione. Per cui pensare a una rigenerazione della politica, diciamo, che si fondi sulla partecipazione, penso che sia una cosa, come posso dire, utile, importante, no? Ma non è il punto. Il punto è come riusciamo a scardinare, no, questo tipo di sistema, che è molto forte, diciamo così, e che ha un collegamento, una relazione internazionale in sostanza, perché l'Europa si comporta così, gli Stati Uniti si comportano, insomma è il sistema politico che si comporta in questo modo. È venuto meno questo sistema, ho dovuto cedere passi solo di fronte al conflitto. Ora i conflitti ci sono, ma torniamo alla discussione che è stata fatta da alcuni, come si collegano questi conflitti, come questi conflitti da pulviscolo diventano un progetto politico. Allora, qui è un punto di critica, diciamo, che noi dobbiamo avanzare. Parliamo dell'urbanizzazione, ma l'urbanizzazione, come avviene nel mondo, è un effetto della globalizzazione. Noi siamo d'accordo con l'urbanizzazione che c'è, vogliamo porre solo dei correttivi all'interno dell'urbanizzazione di cui stiamo soffrendo, facendo in modo che le periferie siano meno periferie, riorganizzando la città, o non dobbiamo destrutturare tendenzialmente nel tempo, ma l'obiettivo non può essere altro che la disurbanizzazione, diciamo così, no? La immissione di un processo diverso. Se vogliamo, in Ottawa questo hanno fatto, no? Di fronte alla distruzione della loro valle per poter assistere un domani al transito di merci, no? Che chissà da dove vengono e chissà da dove vanno, senza nessun costrutto, hanno cercato di difendere la situazione esistente o di impedire che si determinasse una dimensione di quel genere. Allora, insomma, la crisi della politica è, secondo me, affrontabile se delineiamo effettivamente la politica dell'avversario.
Il secondo elemento è che forse vi è sfuggito, ma il capitalismo non è solo Fara Sabina. Il capitalismo ha scritto un articolo domenica scorsa sul Sole 24 Ore sulla città, riprendendo i nostri concetti. L'occasione per riflettere a fondo sul futuro delle città e riunendo intorno a tavoli progettuali i principali attori per cogliere appieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, ma in armonia con la storia, le tradizioni, le vocazioni della nostra città, diverse rispetto alle altre megalopoli, non solo efficienza nella riduzione dell'inquinamento, ma controllo della sicurezza, mobilità sostenibile, valorizzazione dei centri storici, nuove soluzioni di welfare, filiere corti alimentari, in un progetto di coprogettazione. Quindi quando noi affermiamo queste cose, diciamo così, non diciamo qualche cosa di differente, no? Dal manifesto della Confindustria in allora, secondo me questo pone un qualche problema e quindi io penso che nel progetto delineato da Verdini e Castronovi, ovvero a settembre di cercare di fare quell'atlante in sostanza dei conflitti, diciamo così, che ci sono in città, vada fatto uno studio appunto sulla dinamica di questi conflitti, sugli insegnamenti di questi conflitti, quali possono essere, diciamo, servire per un ampliamento dei medesimi e una connessione, restando in evaso il tema della connessione, perché nell'ambito della globalizzazione o comunque della società moderna non è possibile, diciamo così, restare in un ambito locale. L'ha sempre detto Roberto Sardelli, è un po' il costrutto del documento che viene presentato. Però, insomma, come si realizza questo? Non può essere solo dal basso, no? È evidente che la costruzione dal basso incontra dei limiti fondamentali nel momento in cui la società è frantumata, no? E quindi il basso non si riconosce, no? Gli immigrati solo poco si riconoscono con i lavoratori, le diverse fasce di lavoratori poco si conoscono l'un l'altro, i lavoratori e gli utenti, prendiamo del trasporto pubblico, non si conoscono affatto. Quindi determinare questa coesione nella mappatura mi sembra essenziale per capire quali possano essere gli elementi di una possibile di un possibile incontro. Grazie. Ma io vorrei partire da una considerazione semplice. Oggi è una giornata caldissima. Credo di poter dire che essere venuti a questo incontro assolutamente positivo, tuttavia è stato anche un minimo di sacrificio. È stato già un minimo di sacrificio? Ebbene, va anche detto che dobbiamo evitare di considerare questa giornata una giornata come le altre. Noi dobbiamo da oggi cominciare a piantare dei paletti e realizzare condizioni di percorso, già stato accennato, io su questo ci perderò qualche minuto, capaci di pesare, voglio semplicizzarla così, capaci di pesare un po' nella città che vogliamo cambiare. Perché l'altro punto da cui voglio partire, Roma è governata, oltre che dal sindaco, Roma Capitale è governata dal sindaco commissario su una serie di materie e commissario. E la motivazione di legge annualmente riprodotta è che Roma è una città che vive nell'emergenza. Quindi ormai sono più di qualche anno che Roma vive nell'emergenza e però Roma, non so perché, forse come i gamberi, torna indietro e l'emergenza aumenta. Allora,
Io credo che il ragionamento che dobbiamo fare, senza entrare nel merito dei problemi, lo voglio evitare per non perdere eccessivamente tempo, ma considerare le questioni che poniamo, sono questioni che dal punto programmatico, è già stato detto, lo ripeto, comportano una forte innovazione, sia dal punto di vista di merito, sia riguardo l'approccio che proponiamo ai programmi. In sostanza riflettono, anche questo è stato detto, su un diverso modo di intendere la politica e pongono un'esigenza di credibilità delle istituzioni circa il ruolo che le istituzioni stesse debbono assolvere al servizio dei cittadini. Introducono attraverso questo approccio spazi di partecipazione e di democrazia del tutto inediti, del tutto avanzati. Beh, primo elemento, quello di cui stiamo discutendo ha una valenza non solo romana, ha un respiro nazionale e di questo dobbiamo essere consapevoli. E dobbiamo esserne consapevoli non solo per le elezioni romane già di per sé di spirito nazionale e di valenza nazionale, ma ne dobbiamo essere consapevoli perché con i giochini che questa politica, che questa brutta politica tutti i giorni ci presenta, i rischi di un confronto elettorale ravvicinato anche nazionalmente sono presenti. Allora qui c'è un problema che noi dobbiamo affrontare subito, e cioè come noi possiamo, nel percorso che noi abbiamo indicato, poter dialogare con Roma e i suoi cittadini su un terreno del tutto inedito, del tutto nuovo rispetto alla proposta politica che, perdonate la parola che non vuole essere offensiva, i partiti o le organizzazioni tradizionali invece propongono. Noi non facciamo la stessa proposta, noi facciamo una questione diversa. Come è possibile proporre una questione del tutto nuova facendo in modo che gli orecchi della città ascoltino quello che noi diciamo? Allora io credo che la consapevolezza, questa è la mia profonda convinzione, e poi per questo farò appunto una proposta che in qualche modo è già presente nell'ordine dei lavori, noi dobbiamo partire da una idea di cambiamento su alcuni punti fondamentali. Stamattina non ho sentito, pure presente tra di noi, questa questione, però non è stata detta, va detta. Roma così come è organizzata non può funzionare. Non è possibile che milioni di cittadini vivano separatamente tra di loro, pur essendo parte di una stessa area vasta, e la mattina entrano a Roma 500.000 persone senza che ci sia una programmazione ad area vasta. Allora noi dobbiamo discutere di Roma città metropolitana e non solo di Roma e di Roma capitale. È solo nella città metropolitana che possiamo parlare adeguatamente dei servizi della mobilità, delle reti di servizio, dell'assetto territoriale, del suo equilibrio, insomma di una serie di questioni che possono trovare armonia e finalizzazione giusta attraverso una istituzione diversa che è l'area metropolitana. L'altra questione che affronto rapidamente è la riscrittura delle regole dello stare insieme. In sostanza noi dobbiamo fare una grande opera di riscrittura delle regole dello stare insieme a partire dallo statuto della città metropolitana, una riscrittura delle regole che ti porta a determinare che la democrazia non è una concessione, la democrazia è l'istituzione che garantisce gli istituti di democrazia. Oggi invece, quando ti dico facciamo il regolamento della partecipazione, è una sorta di concessione. Bisogna rovesciare questo modo di intendere, una riscrittura delle regole in cui l'istituzione è la garanzia delle regole della partecipazione, non che le scrive, non che ce le propone. L'altra questione, e diciamo su questa questione concludo per fare poi la proposta, è quella di poter dire francamente che su una serie di questioni democrazia è qualcosa di diverso anche dal punto di vista della rappresentanza istituzionale. Io sono proprietario come voi dei beni comuni. I beni comuni non sono proprietà di nessuno, sono proprietà di ciascuno di noi. I beni comuni che sono proprietà di ciascuno di noi hanno bisogno di una rappresentanza istituzionale totalmente rovesciata a quella attuale. Nessuno può decidere sui miei beni di proprietà senza che mi ascolti.
Questa è quella che è stata detta, la democrazia diretta, in forme diverse, ma noi questa la dobbiamo affermare. Vengo al salto tutto e vengo a, diciamo, a come facciamo a uscirne fuori da questa questione. Allora, un minuto, ma anche meno. Beh, insomma, noi non siamo qui, appunto, considerando questa giornata un po' diversa, la dobbiamo considerare diversa. Dobbiamo fare un passo avanti. Correttamente è stato detto, anche con molto misura e equilibrio, poi decideremo tutti insieme. Ma dobbiamo essere consapevoli che non siamo solo portatori di acqua, e lo dice chi, portando i capelli bianchi, certamente non ha ambizioni personali. Noi non portiamo solo acqua, noi non portiamo solo idee, vogliamo il cambiamento, e il cambiamento prevede facce diverse, regole diverse, prevede in sostanza un modo di essere presente nella battaglia elettorale anche portando le novità e le discontinuità. Come poter arrivare a questo? Eh beh, è stato già detto in forme diverse. Io credo che, siccome a Roma, non solo oggi, ma in più punti, si discute di queste cose, siamo completamente vicini tra i mille rigori di democrazia che Roma esprime, bisogna metterci tutti insieme. Una grande assemblea pubblica, come si chiamano, gli stati generali dell'associazionismo, da proporre per ottobre, insieme alle parti più avanzate della città, l'università, la cultura, la conoscenza, l'imprenditoria avanzata, eccetera, per fare in modo che questa città davvero abbia un percorso e una direzione diversa. Siamo in grado, dal punto di vista intellettuale, di farlo, siamo in grado, dobbiamo esserne convinti, anche dal punto delle forze da mettere in campo di riuscire a cambiare davvero questa città. Spero di essere bravo nell'uso del microfono. Sono Mario Torre, mi interesso non so più quanti anni dei problemi ambientali e urbanistici di Roma e visto l'ambiente, mi limito soltanto a un argomento che mi sta a cuore, l'agro romano che, partendo da una visione 700-800, era un luogo magico, si sta trasformando nel concetto di questa amministrazione costruttori come un contenitore da utilizzare per tutte le più smaliziate opere di speculazione fondiaria. Allora vorrei ricordare qui, come ha fatto Paolo Bergini ricordando Cederna, e io vorrei ricordare invece le centinaia e migliaia di cittadini che si mossero in un periodo entusiasmante della vita ambientale romana negli anni 80 e 90 per salvare il salvabile di questo territorio, e che culminò nella costituzione del coordinamento parchi dell'area metropolitana di Roma, quale condusse, e cui la maggiore risultato fu il disegno di un sistema di parchi romani che vanno dal sistema di Roma Natura a Veio. La più antica è stato un merito riconosciutissimo di Cederna, ma tutti gli altri sono il risultato, per esempio la conquista del Pinedo, qualcuno se lo ricorda, di Villa Carpegna, insomma cito dei nomi mitologici nell'ambientalismo romano. Ecco, quindi credo che questo sia doveroso, proprio perché per riaffermare il fatto che se i cittadini si muovono, i cittadini vogliono, i cittadini partecipano, i risultati si ottengono e quindi si riesce a fare il cambiamento. Detto questo, tornando all'agro romano, vorrei ricordare che nella variante delle certezze del 1997, approvata definitivamente nel 2007, si disse con grande squillo di tromba e rullare di tamburi che finalmente a Roma si sapeva dove costruire e dove non si doveva costruire. Si disse che 80.000 ettari di agro romano erano definitivamente sottratti all'urbanizzazione e gli altri 30.000 si poteva realizzare le regioni urbanistiche. Ho passato pochissimo tempo e ci ha pensato Petroni a riportarci alla realtà. Cioè che a Roma non comanda l'amministrazione, non comandano i cittadini, ma comandano i padroni delle aree fondiarie, i costruttori, i quali hanno sempre fatto e vogliono continuare a fare quello che volevano, quando volevano e come volevano.
L'ultimo episodio di questo, che mi ha lasciato un po' perplesso che Paolo non abbia citato, mentre giustamente ha citato i 250 ettari della Sabina che si vogliono cementificare, è una zona stupenda, io la percorro da quando ero ragazzino, veramente uno sfregio. A Roma sono a rischio 1600 ettari dell'agro romano e se ne parla poco ed è poco conosciuto. Stanno in giunta elaborando un piano per accogliere proposte dei costruttori, dei proprietari fondiari di provvedere all'edificazione col pretesto dell'housing sociale. Cioè, cosa sta facendo il Comune di Roma? Siccome c'è l'emergenza abitativa, siccome non vuole spendere soldi, proprietà sue, proprietà, eccetera, che cosa sta facendo? Semplicemente dicendo ai costruttori che vuole costruire, costruisce dove vuole, ci porta le sue aree e in cambio ci dà il 20-30% di appartamenti, di case da mettere nell'housing sociale, che poi non si capisce bene cosa sia questo housing sociale. Ecco, tutto questo viene fatto nel silenzio, sotto sotto, e allora io concludo rapidamente questo discorso, visto che tra l'altro vorrei dire che se blocchiamo, su questo siamo ormai tutti d'accordo, le costruzioni a Roma dell'agro romano, attiviamo un circolo virtuoso che consiste nell'obbligare l'amministrazione a prendere in esame tutti i patrimoni disponibili, tutte le aree sottoutilizzate o dismesse, eccetera, prima di arrivare ad altri discorsi. Allora, quello che io vorrei chiedere a questo movimento è dare anche un segno della propria capacità di interferire e incidere su questa realtà, di prendere le iniziative, di concordare delle iniziative per evitare che questo spatto scellerato di urbanizzazione di altri 1600 ettari del nostro agro romano venga portato a compimento. Spero che questo succeda e ringrazio tutti. Io ho partecipato saltuariamente al lavoro della saltuariamente, però lo condivido in larga parte, soprattutto nell'analisi e anche nelle proposte sulla città. Vorrei però soffermarmi su alcune questioni e dire anche su questioni sulle quali secondo me bisogna approfondire meglio. Io sono convinto, come è stato detto qui, che noi viviamo una crisi sistemica, cioè è insieme una crisi economica, è insieme una crisi ambientale e per la prima volta, in maniera così esplicita, è una crisi democratica. Il binomio per cui negli ultimi 80 anni, nell'ultimo secolo, si è costruito l'immaginario, cioè che il capitalismo fosse inscindibilmente legato alla democrazia, questo capitalismo finanziario invece si mangia a muzzichi la democrazia, ed è quello che avviene quotidianamente. Quindi è sistemica perché in maniera così drammatica mette insieme questi tre aspetti. Il rischio che noi abbiamo, secondo me, in Europa è quello di andare incontro, al di là delle nostre buone intenzioni, a una società post-democratica. Quando ci si trova di fronte a queste crisi, nel 29 negli Stati Uniti ne sono usciti con il New Deal di Roosevelt e noi ne siamo usciti con il nazismo in Germania. Non penso che ci sarà un nazismo in Europa, penso che possiamo trovarci di fronte a una deriva sempre più post-democratica. Qui è stato giustamente detto la crisi, la fine della politica, ci sono ragioni esterne, appunto queste che dicevo prima, poi c'è una ragione secondo me interna di svuotamento della politica. La politica muore quando si dice non ci sono alternative. La politica per sua natura è decisione, se non ci sono alternative è giusto che vengano i tecnici, perché la politica non è più la possibilità di decidere tra opzioni diverse, ma è come far funzionare al meglio un sistema che non ha alternative. Quindi servono i tecnici, non serve più la politica. In Italia i tecnici sono arrivati al governo con un gran favore del caso. Quando io sento dire oltre i partiti c'è stato un libretto di un dirigente politico nazionale romano che ha scritto oltre i partiti c'è la tecnica e c'è il populismo. La politica riprende un suo vigore se mette in campo, l'ho sentito prima, sono d'accordo, differenze e conflitto. Se non ci sono le differenze prevale l'indifferenza, la politica muore e con questa muore anche la democrazia.
bisogna rimettere in campo il conflitto e bisogna rimettere in campo la parzialità. Io è dal parziale che faccio un discorso generale, non faccio un discorso generale e poi colgo le parzialità. Parzialità e conflitto presuppongono un punto di vista. La politica riprende una sua funzione se esprime un punto di vista. Intanto sapere da che punto si guarda il mondo e la società. Io penso che bisogna guardarla innanzitutto dal mondo del lavoro, che oggi è qualche cosa di molto più largo di quello che era un tempo. E poi da un'idea di società del bene comune. Penso che da queste due cose si parte per avere una idea di città e di società, ma il conflitto diventa essenziale. Perché per fare cose diverse bisogna pensare diversamente, se no non si fanno cose diverse. Io sono d'accordo con quello che diceva prima Enzo, l'elemento che ci tiene, credo tanti qua, questa mattina in così caldo, sia l'elemento di una discontinuità radicale. C'è un bel libro che ha scritto recentemente Piero Bevilacqua, una storia, che si chiama Elogio della radicalità. Io consiglierei a tutti di leggerlo, perché, come dice giustamente, in questo tempo dove c'è questo tipo di crisi, o c'è un pensiero radicale, lasciamo stare. Siccome a me non mi chiama mai nessuno e c'ho un cellulare che va a legna, nel senso che odio tutta questa roba, ovviamente sono stato chiamato adesso. Scusate, finisco. Su una cosa ne ho parlato prima con Enzo, perché l'ho detto Enzo, io non è che sono proprio convinto di quello che hai detto. Quando lui diceva bisogna la discontinuità è non fare il patto con i costruttori, eccetera, ricordo che Pedro Sella ha fatto i patti con i costruttori. Perché chi governa deve fare i patti con le forze sociali. Qual è il punto? È che Pedro Sella ha fatto col primato del pubblico e non, come si diceva adesso, di fare che il pubblico sta al servizio dell'interesse privato. Questa è la differenza. Io, ed è l'ultima due cose che voglio dire, su quale invece invito a fare una riflessione, secondo me un po' più attenta anche rispetto alle cose che ho detto. Io vedo un rischio che credo che è esiziale, che ormai c'è da tanti anni. Paolo prima citava il referendum dell'inizio degli anni 90, la differenza unica. Credo che siamo stati un pochissimi, me lo ricordo allora, a dire che eravamo contrari. Quei referendum furono fatti sull'onda della società civile. Questa contrapposizione tra società civile e cosiddetta società politica, secondo me, è esiziale per tutte e due. Se i più avvertiti che fanno parte di partiti politici lo avvertono, quegli altri no, ma per tutte e due. Io peraltro credo che solo in Italia si usa il termine società civile. Io penso che questa cosa sia un rischio che va evitato, così come penso anche qui che se i temi sono all'ordine del giorno, sono così, non si può pensare di risolverli semplicemente dal basso, serve una sinergia e serve capire come si costruisce un rapporto tra chi sta più in alto e chi sta più in basso, perché se no non ce la facciamo, se i temi sono questi, eh. Io vedo molto, si dice il ceto politico, fare passare questo tempo, io vedo molto ceto politico anche all'interno dei movimenti e delle associazioni, ce n'è, quante ne volete, anche questa è una cosa che dobbiamo toglierci, perché se no secondo me non capiamo, non c'è tutta una parte che è buona e c'è tutta una parte che è cattiva. Società civile è quella che quando io facevo il segretario della Federazione Giovanile Comunista a Mariana faceva le ronde contro la realizzazione dei campi nomadi e ci andavamo noi a difendere i nomadi, però quelli erano società civile, comitati di quartiere, associazioni, cioè è una cosa più complicata, più complessa. Io penso, e ho finito, che il compito nostro è quello di rompere le barriere e, credo lo diceva prima Sartori, trovare le condizioni che mettono insieme cose che apparentemente sembrano distanti ma che invece sulla base di un ragionamento e di una prospettiva possono trovare dei fili e dei collegamenti. Noi dobbiamo provare a connettere, non a separare in maniera, diciamo così, con la macete ciò che sono cose un po' più complesse. Lo possiamo fare, secondo me il documento ci aiuta per questo, se uno ha una visione chiara di dove vuole andare a parare, se no diventa una sorta di mediazione a ribasso. Io penso, e ho finito, la proposta che faccio, io penso che dovremmo, come si è chiesto di fare l'audit
sui debiti sovrani, eccetera. Sulla base di questo documento, io credo che dovremmo fare un audit con le forze sociali, le forze politiche, le società, movimenti, associazioni, eccetera, per cominciare a ragionare su un'idea di città. Nel frattempo si fanno gli approfondimenti ai quali io spero di poter partecipare, perché penso che noi oggi abbiamo bisogno, in una situazione stagnante dal punto di vista delle idee e dell'elaborazione, questa cosa che oggi stiamo discutendo può essere davvero una cosa che può mettere in movimento anche energie e forze.